Ciao a tutti, quella che vedete alla mia destra è la nuova Cannondale Topstone Carbon, ossia una nuova proposta del marchio americano per quanto riguarda le bici destinate ad utilizzo, diciamo, misto fra la strada e il fuoristrada. Nel catalogo Cannondale, infatti, la Topstone in carbonio si colloca ancora nell'ambito delle bici da strada e questo la dice lunga sulle impostazioni tecniche e sulla filosofia che c'è dietro a questo progetto. Le caratteristiche principali si riscontrano soprattutto a livello del telaio, sul quale Cannondale ha voluto introdurre un nuovo sistema per smorzare le vibrazioni. Non si tratta di una sospensione vera e propria, perché la vocazione delle bici gravel è soprattutto come mezzi facili e semplici da utilizzare, con pochissima manutenzione, pensate per percorrere tantissimi chilometri senza dover fermarsi per registrare o tarare componenti e accessori. La geometria è ispirata, diciamo, alla Canon del Synapse, quindi la dice lunga anche questa sul fatto che comunque come ispirazione c'è una bicicletta, diciamo, da strada. Stack e ricci difatti sono ispirati a quelli della Synapse. Le gomme possono essere sia da 28 pollici di diametro con una sezione fino a 40 oppure 650B o 27,5 pollici e in quel caso la sezione può salire fino a 48 mm. Vediamo adesso nei dettagli come funziona la parte posteriore della nuova Topstone di Cannondale. Una delle caratteristiche di spicco della Cannondale Topstone è appunto il disegno che vediamo sul tubo piantone, tubo superiore e sulla parte posteriore, sul carro. Qui abbiamo un vero e proprio pivot e anche se non vediamo un ammortizzatore, in realtà questa bicicletta è capace di 30 mm di escursione in assorbimento, sfruttando semplicemente la flessione del carbonio. Questa tecnologia SAVE è stata già applicata in ambito MTB per Cannondale, la troviamo anche sulla strada, ad esempio sulla Synapse che abbiamo testato proprio di recente. E in questo caso sulla Topstone in carbonio vediamo come questa tecnologia caratterizzi esteticamente il tubo superiore, in particolar modo qui, il tubo piantone e i foderi alti. In pratica cosa succede? Nel momento in cui arriva una sollecitazione sulla ruota posteriore, si verifica una flessione all'altezza di questo punto del tubo piantone, questo punto del tubo superiore, dei foderi alti e fino appunto ad un assorbimento di 30 mm. Quindi è un valore da soft tail in ambito mountain bike. Sulla versione di punta e sulla versione subito successiva, ovvero questa qui, abbiamo anche un leggero ausilio proveniente dal reggisella in fibra di carbonio SAVE da 27,2 mm di diametro che volendo può essere sostituito anche da un reggisella telescopico. Un'altra caratteristica da menzionare molto importante è il proportional response, ovvero sia Cannondale fa sì che il dimensionamento, lo spessore ma anche il livello, il modo in cui le fibre di carbonio vengono sovrapposte fra di loro permetta al sistema SAVE di assorbire, deflettere in maniera proporzionale al peso del ciclista, quindi alla taglia del telaio. Per cui abbiamo ad esempio che questa è una taglia M, sulla taglia S ad esempio l'andamento dei foderi alti non prevede questa gobba ma abbia un andamento rettilineo. Questo per far sì che a prescindere dal peso del ciclista si riesca ad avere i benefici di questo sistema che nell'uso off-road, soprattutto gravel, consente di avere quel comfort in più per le lunghe distanze. Per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche della Topstone in carbonio, va senza dubbio menzionato la fibra di carbonio, che è di tipo Ballistec, dello stesso livello di qualitativo per tutti i modelli in fibra di carbonio. Il Ballistec, per chi non lo sapesse, è una fibra che viene impiegata da Cannondale in tanti altri modelli e ha fatto il suo debutto in ambito MTB. Sul modello di punta e sulla versione subito sotto, ovvero questa, fanno il debutto anche delle ruote hologram Cannondale con cerchio in fibra di carbonio, la cui larghezza esterna è di 32 mm. Sono pensate per un utilizzo specificamente gravel
e riescono ad impreziosire la qualità generale della bicicletta. C'è da segnalare anche il debutto di un manubrio Canon del Hologram integrato, quindi specifico per questa tipologia di bici. Ci sono diverse misure di larghezza e di lunghezza dell'attacco. A tale riguardo vi invito a guardare l'articolo con tutte le specifiche della nuova Cannondale Topstone. Proprio per l'utilizzo gravel sono stati introdotti gli attacchi per portapacchi, parafanghi e per il triplice portaborraccia. In questo modo, diciamo, è possibile utilizzare la Topstone come effettivamente una vera bicicletta gravel. E infine parliamo degli allestimenti. Prima però di parlarvene, vi segnalo che le taglie disponibili per la Canon Topstone in carbonio vanno dalla XS alla XL. E nella gamma è prevista anche una versione specifica da donna, con taglie che vanno dalla XS alla M. Partiamo dall'alto di gamma. Non è questa è quella che sta subito sotto. Sopra di lei c'è la versione con lo SRAM Red E-Tap Access, quindi 12 velocità, guarnitura, quella proprietaria di SRAM, ad un prezzo di 5.499 euro. È una bici molto interessante perché come rapporto qualità-prezzo è piuttosto competitiva. Va considerata la componentistica Hologram per le ruote, fibra di carbonio, Save per attacco manubrio, manubrio reggisella. Il peso è di 8,65 kg con gomme tubeless. Subito sotto troviamo lei. Questa è la versione con lo Shimano Ultegra, in particolare con il cambio Ultegra RX, quindi quello specifico per utilizzo off-road. La guarnitura è una Cannondale Hologram SI1 che porta al debutto un nuovo disegno delle corone, in particolare quella esterna ha lo spider integrato, quindi si innesta direttamente sulla pedivella. Corone 30-46 e rispondono ai concetti di Cannondale Asymmetric Integration. Il prezzo di questa versione qui è di 3.799 euro e quindi anche questa è un prezzo molto interessante. L'entry level è una versione sempre in fibra di carbonio con componentistica Shimano 105, il cui prezzo è estremamente interessante perché parliamo di 2.599 euro al pubblico. Per quanto riguarda le altre caratteristiche della Cannondale Topstone in carbonio, vi invito a guardare l'articolo che abbiamo pubblicato su bicidastrada.it. E ciò detto, vi invito a guardare tutti gli altri video, test, approfondimenti e recensioni sul mondo gravel, trovate qui. E ciò detto, ragazzi, vi invito, come ultimo invito, a iscrivervi al nostro canale YouTube e a restare connessi con bicidastrada.it. Grazie, alla prossima!